E buongiorno cari amici, siamo qua nella zona di Foggi, nella via delle Egadi, e quella che stiamo andando a proporvi oggi è una tipologia trilivelli con 60 metri quadri a piano, un cortile frontale e retrostante e una porzione di terreno aggiunta di circa 200 metri quadri che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Ma andiamo a vedere dall'interno. Allora, qua siamo sulla parte di cortile interno che poi porta alla zona soggiorno. Come vedete è una tipologia su più livelli e qua siamo sul soggiorno d'ingresso. Questa è una struttura direttamente in affaccio sulla zona del mare, poi andremo a vedere meglio anche sul fondo. Qua subito a destra abbiamo la zona cucina. Come vedete ovviamente le finiture sono quelle dell'epoca di realizzazione dell'immobile, con gli infissi in legno e i vari placcaggi a giro. Però l'immobile ha tante possibilità di perfezionamento e adeguamento alle norme attuali. Qua sulla zona soggiorno, che rimane molto ampia, abbiamo questa scala ordinaria che prende un giro quasi a chiocciola, ma è una scala ordinaria, la predisposizione della stufa pellet che rimarrà sull'immobile e la faccio sul cortile retrostante, ma prima andiamo sulla parte di sotto. Questa è una zona seminterrato, tutto in cemento armato, abbiamo due bocche di lupo da un lato e due bocche di lupo dall'altra. Ora la vedete come un grande magazzino e palestra, però c'è anche ad esempio una zona camino. Questa può diventare quelle che sono le classiche zone rustiche di molte villettine su più livelli, esattamente a due passi dal mare. Neanche a dirlo, questo è l'ambiente che rimane più stabile a livello termico durante tutto l'anno. Ora vi portiamo al primo piano. Allora, qua al primo piano abbiamo quella che è la camera da letto singola, in realtà è una singola doppia potenzialmente, con l'affaccio sulla balconata che è sul fronte strada. Questa, come vi dicevo in principio, è via delle Egadi. È una zona praticamente privata, nata di ville e villette, con una zona di pinete e di eucalipto, che vedremo dopo meglio poi nel passaggio sul retro. Tornando verso l'interno, abbiamo gli ultimi ambienti rimasti, che sono la zona bagno del primo piano. Anche questa ovviamente ha delle finiture più o meno originali, che si espande comunque su tutta la zona e prende un pezzettino anche qua della zona balcone. E in ultimo, la camera da letto matrimoniale, che prende invece un'ampissima metratura, perché tutta la porzione della parte sinistra del soggiorno e si affaccia direttamente sulla zona, sulla spiaggia, su quello che è il terreno, che adesso andremo a vedere, che viene ceduto insieme alla casa, e sul demanio con la pineta. Ora andremo direttamente a vedere la zona del cortile di giù. Ora siamo sulla parte retrostante, vedete, questo è il nostro cortile da cui abbiamo avuto accesso dalla porta del soggiorno, quella è la finestra del primo piano dove ci troviamo in cima e quella è la tappa del nostro camino. Quello dove ci troviamo adesso invece è una zona demaniale, è un piccolo tratto di pineta che va a congiungere la zona della spiaggia all'immobile, ma anche alla nostra porzione di terreno privato, perché insieme a questa casa viene ceduto un terreno di quasi 200 metri quadri con un ingresso diretto sulla spiaggia che inizia al confine di questa rete e si estende fino in fondo. Seguitemi che vi faccio vedere i dettagli. Eccoci qua. Questo è il tratto di cortile privato. Ovviamente ora è un po' ingombro, non si è utilizzato da tanto tempo, ma prende il confine di tutta questa rete e va a giro e arriva fin dall'altra parte, dove abbiamo poi quello che è l'ingresso che vedremo dall'altra parte, direttamente sulla spiaggia, che come vedete è proprio su quel lato. Ora facciamo il giro e facciamo vedere dall'altra parte. Ora siamo sul retro della zona cortilizia, questa è la famosa barca di Foggi. Qua era una zona di pescatori in origine che sta poi dismessa negli anni. Come vedete, quella è la sera del diavolo e questo è tutto il Golfo degli Angeli. E il nostro immobile è proprio qua dietro. Abbiamo prima visto il tratto di terreno che è posizionato in quel punto. Adesso andremo all'ingresso perché ha un ingresso diretto sulla spiaggia. E tutta questa zona è a tutti gli effetti carrabile. Abbiamo da quella parte una zona d'ingresso che è stata circoscritta per i residenti, quindi possibilmente utilizzabile. Laggiù, in mezzo alla zona del demanio, riusciamo a intravedere il nostro immobile che abbiamo visto nella parte precedente del video, e dietro questi alberi c'è la nostra zona di terreno che poi riporta direttamente sulla zona spiaggia. Su questo lato, proprio a fianco all'altra grande abitazione, abbiamo il nostro ingresso che porta direttamente per l'appunto alla zona del mare, che potrebbe essere utilizzato sia come zona parcheggio che come zona barca o addirittura per utilizzo camper o altri spazi, perché questo è l'ingresso sempre alla nostra porzione di terreno. Quella che proponiamo oggi è una tipologia, definirei abbastanza unica,
non capitano più tante case in questa zona così centrale, così vicini alla zona di Cagliari, con spazi del genere di cortile e di casa. E se siete interessati, contattateci per venire a vederla. Dalla Borenrico, mediazioni immobiliari.